coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori. Allora Vitale, l'idea è questa: noi in queste interviste abbiamo affrontato tanti temi e quando ho cercato di prendere informazioni su di te per preparare un po' l'intervista, tutti mi hanno detto la stessa cosa. Lui è diverso dagli altri, questa è stata la risposta di tutti. E quindi sono veramente molto affascinato. Quindi vorrei innanzitutto provare a circoscrivere, no? E capire perché sei diverso dagli altri, in che cosa sei diverso dagli altri, perché credo che sia la parte più affascinante, insomma. Credo che sia difficile per te definire in che cosa sei diverso, però magari io e Giovanni proveremo ad accompagnarti in questo discorso. Ma è interessante, è qualcosa. Una volta io ho seguito un clinic, un symposium di Giovanni, sì. E Giovanni ha parlato 2 ore e mezzo, e solo un momento io non ero d'accordo con lui. Mi ricordo chiaramente il movimento di centrale. Comincia con un passo piccolo, passo grande. Era il solo momento in 2 ore e mezzo sul livello di tecnico. Cosa ha pensato? Interessante. Un allenatore di donne e l'idea sono esattamente lo stesso. Io sono forse un po' differente sul modo trattamento di giocatori. Per me è, io ho sentito all'inizio anche in Italia, ma in Polonia stesso, dire che i giocatori sono il più importante è qualcosa pericolosa secondo molte persone, ma per me è vero. Okay. I giocatori sono per i giocatori devono divertirsi, non io. I giocatori devono avere un piano per giocare, non io. È stupido di fare un piano e dopo i giocatori fanno qualcosa di differente. Allora oggi io parlo con il giocatore in Polonia, loro fanno il programma per l'estate, non io. Ma non è vero. Cosa vuol dire? È vero. Io ho parlato con i giocatori, individuale e comincia, cosa tu vuoi per preparare il gioco olimpico? Sì. E un giocatore mi dice così, ok. E cominciamo a fare. E se ti dicono 10 cose diverse, fai 10 programmi diversi? Sì. Iniziamo subito con la bomba. Vero. Cioè, quindi uno comincia il 15 di maggio, uno comincia il 10 di giugno, uno comincia il 12 di luglio. Ho parlato con 6 giocatori hanno un altro programma. Okay. Per i giochi olimpici. Il primo 6, tutti 6 in altri programmi. Allora, io ho fatto sempre, io cerco, qualche volta io parlo con il giocatore e forse è meglio di cominciare insieme con lui, aspetta una settimana più presto, tutte cose possibili, anche in Perugia non è possibile perché il palazzetto non è sempre libero, ma in Friedrichshafen o in Maaseik dove ho lavorato, il palazzetto è sempre libero, io ho fatto dei giorni dove i giocatori sono venuti a tutti i momenti differenti. E mi piace lavorare con i giocatori uno contro due, uno contro tre, andare normalmente a 14 giocatori, non lo so Giovanni, ma non è facile. Non lo so, con il donne di dare l'attenzione a 14 donne, secondo me è difficile. No, cioè, beh, alla mattina lavoro a gruppi, lavoro sempre a 3 gruppi, però se ti devo fare una mattina, fare venire in 14 momenti diversi, ed è dura. Non l'ho fatto sempre, ma la mattina, oggi ho fatto 4 gruppi la mattina. Ah, ok, quello ci 4 sta. Gruppi e un giocatore individuale vuol dire 5 elementi piccoli, ma sono piccoli elementi. Non mi piace la mattina di lavorare 1 ora e mezza con un giocatore. No, io mezz'ora, lavoro 40 minuti. Mezz'ora è già molto. È tanto, sì. Io faccio mezz'ora con il giocatore e fuori, il prossimo, Allora, però, quello piace anche a me, quello anch'io faccio. Cercando di circoscrivere la scelta individuale del tuo giocatore, tu lo leghi a un discorso di ruolo, a un discorso di esigenza, oppure comunque è una scelta privata e quindi i giocatori vengono e tu a loro dai quello che ti chiedono?
Non è sempre così, non è sempre possibile, ma l'idea è che i giocatori prendono la loro carriera, allora sì, la vita di pallavolo in mano. Okay. Non, mi piace quando, se un giocatore viene con me e vuole fare qualcosa, così, 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 così. Yeah? Ma ho imparato che molte volte i giocatori piacciono che l'allenatore fa. Sì. È facile, l'allenatore dice tutto e dopo i giocatori fanno. E mi piace l'altro modo, è i giocatori parlano con me. Yeah, ma non è sempre in un club dove noi giochiamo tutti e tre giorni, non è possibile sempre. Certo. Non vuol dire che tutto è aperto, ma in squadra nazionale, se noi abbiamo molto tempo, è possibile fare più sul livello individuale. Non, cosa tu fai se un giocatore viene con te, a te, Giovanni, e vuole avere tre giorni libero in squadra nazionale? Cosa tu fai? Se posso glielo do, se posso glielo do, però nel senso che è difficile accontentare tutti, anche perché ho giocatori che se mai mi chiedono un mese libero, che mi dicono io sono molto forte, io mi alleno da solo, faccio un mese libero, poi dopo vengono e non sono pronti, e so che non sono pronti. O io non credo tanto nella loro responsabilità, o diventa anche difficile gestire la squadra, nel senso che se devo allenare una squadra per un piede devo avere la squadra insieme per un po'. Poi sì, è chiaro che se c'è una giocatrice di 32 anni che mi chiede una settimana in più, provo a dargliela. Se ce n'è una di 22 che mi chiede una settimana in più, provo a chiedergli perché. Dimmi perché. Io dico che sta a casa sempre. È lo stesso, ma vuol dire che i giocatori devono prendere decisioni, non io. Io per squadra nazionale, io invito sempre i giocatori. Io fa la richiesta, tu vuoi veramente venire alla squadra nazionale o no? È per te, non per me. Quello d'accordissimo con te, quello d'accordissimo con te. Anche io in Turchia un sacco di volte, perché c'avevo una mentalità vecchia, mi hanno detto: Giovanni, se vuoi questa giocatrice la obblighiamo a venire. No, non la vuoi. Se lei non vuole venire, non la chiami e non le dai la punizione. Non voglio che la chiami perché lei viene, se no le metti il cartellino a 50.000 euro. No, se non vuoi venire, non vieni. Io sono contento. Tanto se me la chiami, la mando via dopo un giorno. Quindi su quello 100% d'accordo con te. L'obiezione potrebbe un po' essere che l'estate è lunga, magari l'obiettivo è dopo 4 mesi e comunque avete un parco atleti molto più ampio, no, dal quale scegliere, rispetto a un club dove gli obiettivi sono molto più vicini, dove il gruppo è molto più ristretto, e quindi credo che la gestione diventa molto più complessa in un club. Giovanni, tu? Per me no. No, nel senso che sì, no, infatti io sto pensando nella testa di Vitelna adesso. Ah, no, perché io ti conosco, insomma, tu sei un dittatore turco, sì, quindi perché, voglio sapere, ma Vitelna, se c'è un giocatore che ti dice: ok, Vitelna, io sono molto forte, io al mattino non vengo, e quindi non mi chiamare la mattina, io vengo a fare il mio 6-6 al pomeriggio e basta, a te va bene? Sì, ho fatto un giocatore brasiliano, Aragna. Il giocatore più importante, io mi svitare la mattina, niente per me. Allora ho lavorato solo pomeriggio, ma ho fatto dopo l'allenamento del pomeriggio, ho fatto qualcosa extra con lui, o avanti o dopo. Ho trovato e qualche volta ho spiegato che lui deve cambiare qualcosa, e se il pomeriggio normalmente è troppo duro, è per fare una scelta. Ho fatto sempre, molte volte ho dato un foglio bianco con il mese, e ogni giocatore può fare il suo programma di un mese. E la prima volta anche con i 6-6? Anche i 6-6, tutto, tutto. Le due ruole sono essere sulla partita, e l'allenamento il giorno avanti la partita è insieme. Ok. Erano le due regole. Vuol dire un allenamento insieme avanti la partita, E ho fatto il programma individuale e ho pensato che, wow, i giocatori vanno a domandare una settimana di riposo, ma non è passato.
cosa è passato che i giocatori hanno fatto troppo di allenamenti. Io ho sempre parlato, no, non è possibile di fare 4 volte la mattina e dopo, perché il giocatore deve dire il duro dell'allenamento, l'intensità dell'allenamento, tutto è possibile per lui, e sempre i giocatori hanno fatto troppo. È la mia esperienza, il 90% di giocatori. Yeah, ma un'altra cosa per essere onesto, interessante è che ho fatto un mese o 2 mesi, e dopo 2 mesi i giocatori sono andati a me e Vidal: per noi è troppo lavoro per fare il programma del mese, è per te. Yeah? Perché, per esempio, allenare solo è interessante una volta o 2 volte, ma non tutti i giorni. I giocatori vogliono allenare insieme, loro vogliono fare 6 contro 6. Perché una settimana senza 6 contro 6 è per il giocatore è più difficile. Sì. Sì, è un po' meno. Ma io ho dato la possibilità al mio giocatore di fare qualcosa. È la mia esperienza, è veramente positivo se ho dato la responsabilità al giocatore. Tu hai un programma col tuo staff della preparazione fisica fisso, o anche quello può essere gestito insieme al tuo staff, dai giocatori? Sì. Con tutto è insieme. Tutto l'insieme. Tutto insieme. Noi cerchiamo insieme di per un programma. Ma come ho detto, oggi in Perugia, quando una squadra gioca tutti e 3 giorni, è un sistema, sì, qualcosa di differente. E non è facile di fare le cose che io dico qui, perché è difficile. Non lo so come in Turchia il ritmo. Il ritmo in Italia è incredibile. Champions League, la Lega, tu hai giocato il campionato del mondo dei club, vuol dire che è impossibile. No, per me il programma è identico, con la cosa che per me è più facile da gestire è il livello del campionato, nel senso che io sono partite che facilissime per me. In Italia non esiste partita facile, io quasi sono partite facili, quindi è facile la gestione, ma la tempistica è uguale, si gioca ogni 3 giorni sempre. E è difficile lavorare. Allora Vitale, io credo sia molto interessante per chi ci ascolta gli esempi pratici, no? Ipotizziamo, anche se come hai appena detto è molto difficile, che tu hai una bella settimana dove giochi domenica a Perugia e la domenica dopo in un campo italiano, quindi hai da gestire 6 giorni con calma. Il lunedì immagino che insomma dopo la partita possa essere libero per tutti, e il martedì come si presenta la tua squadra, come gestisci proprio l'entrata in palestra, che tipi di lavoro andate a fare, come gestisci una giornata tipica del martedì? non ce l'hai, hai detto che è diverso. No, ma io cerco di entrare nella filosofia di Vitale. Io ho cominciato come allenatore 15 anni fa, e tutti i giorni, ogni giorno ho scritto il mio allenamento su un foglio, sì. E dopo l'allenamento ho fatto così e in, come spacciatura, è finito, è fuori. Oggi scrivo sul mio iPad, io non vedo mai l'allenamento di un anno fa. Ogni giorno è qualcosa nuovo. Okay. Ma per essere più, io ho parlato molto con Giovanni, io so che noi facciamo lo stesso la mattina di cose individuali. Yeah, mi piace lavorare un contro un contro due, un contro tre, i palleggiatori, i liberi, i centrali, un po' battuta, un po' recepzioni, un po' tutti, ma piccolo. Mi piace di prendere un piccolo elementi, non troppo grande. Parte, vuol spiegare. Io non voglio lavorare sul muro. Okay. Il muro è troppo grande. Io voglio lavorare sul muro, movimento a destra, dove al fine il centrale deve chiudere il muro con il palleggiatore. Per esempio, è un piccolo elemento di lavorare 20 minuti e dopo è finito. Okay. Mi piace molto fare qualcosa che è concreto, fare concretamente è qualcosa. Molto specifico. Specifico. Mi piace specifico fare, ok. E io faccio solo la cosa una volta in un anno, Tutti ogni giorno io cerco un piccolo elemento, un altro per fare. Che ho visto nella partita, lui ha un po' problema a sinistra per prendere diagonale, ok. Mani destra deve essere penetrazione di mano destra.
un'altra volta il muro dove lui deve toccare per difesa. E tutte piccole cose mi piace. Pensare un po', fare un esercizio, parlare con un giocatore. Mi piace fare un video in allenamento per vedere il giocatore. Sono delle cose piccole che mi piace molto. L'allenamento la mattina mi piace chiaramente il più, perché è qualcosa dove io devo fare qualcosa. L'allenamento con 12-14 giocatori è difficile. E tu pensi che il giocatore... Scusa, vai tu, Joe. No, quindi proprio, Peter, per esempio, tu non credi alla mattina, tipo, se c'è un ricettore scarso, no? Un ricettore che non è fortissimo, ok? Ci può essere la mattina che dice, ok, lavoriamo sulla palla sinistra, lavoriamo sulla palla avanti, lavoriamo sul palleggio. Ma non ci può essere anche la mattina dove riceviamo 300 palloni. Perché tanto, visto che sei scarso, ti do 300 palloni che ti creano un po' di sensibilità. Questo non ti piace? Ma, non mi piace. Non mi piace, ripetizioni non mi piace, ma qualche volta è necessario. Ah, ok. Allora ho bisogno di un secondo allenatore. È vero. Quello ti fa cagare, allora tu vai via. Per me è io sono troppo di nervoso, troppo di energia di essere su un siedi e vedere 200 azioni o 300 azioni consecutive, non mi piace. Ma qualche volta è necessario, come all'inizio, per veramente cambiare qualcosa, è necessario. Mi piace più di dare un obiettivo più corto. La mattina ho fatto con il passatore 3 palle consecutive in un circolo e l'esercizio è finito. Ma palla difficile. È possibile di fare un minuto, ma Luciano Dacheco ha fatto 20 minuti. Non è scarso. È bravino. Lui non è male. Lui non è male. Vuol dire che mi piace molto di fare le piccole cose e non solo ripetizioni, ma qualche volta è necessario, io so. Una cosa che mi interessa tanto, Vital, parla con Giovanni, non parla con me. Sei tu la che lui, lui è il re di Turchia, parla con lui, il re di Turchia. Io ho già fatto con Erdogan, ci ho già parlato e sono affascinato da tu. Queste piccolissime cose molto specifiche sulle quali lavori, che è una cosa che credo che affascina tutti noi allenatori, che proviamo a fare anche noi, no? con i nostri limiti. E però tu riesci ad avere un buon feedback anche se un argomento lo tocchi, non so, una volta in un mese? Oppure tu pensi che sia importante il fatto che tu l'hai comunicato al tuo giocatore e poi lui ci lavora, diciamo, mentalmente? Perché, io ho un giocatore che, non so, semplicemente fa fatica a aprire il passo a destra muro, un centrale. Stiamo lavorando da 2 mesi, ancora non l'abbiamo solto. Fa fatica a pensare che se lo facciamo una mattina, quel feedback c'è per un miglioramento costante. Forse è un'insicurezza mia. You understand, if you don't understand, I can translate. No, ma ho parlato molti volte. Qualche volta io non so perché i miei squadre vincono. E io non voglio troppo analizzare perché. No, ma in questo loro caso... Loro vincono e funziona. No, ma in questo caso era... Io non faccio niente speciale. Come ho detto, ho parlato molto con Giovanni, anche Giovanni vince. Ma non è sempre così di spiegare perché noi vinciamo. Non lo so. Io faccio solo di cose facili, piccole cose, e spero che i giocatori credano che io dico. No, ma guarda che il discorso vincere o perdere in questo momento veramente non era lontano dalla mia domanda. Ero proprio incuriosito dal miglioramento del giocatore, che è un po' l'obiettivo che cerco di darmi, no? Poi alla fine vincere o perdere a volte dipende da tante cose, come diceva prima Giovanni. E mi piaceva proprio. Ho capito la domanda di François. Vita, François dice: il tuo palleggiatore ha problemi a chiudere col palleggiatore, ok? Tu hai detto prima centrale, no? Palleggiatore centrale non chiude bene a destra col palleggiatore. Quindi sì, faccio una mattina 20 minuti. Ma una mattina 20 minuti basta a migliorare il centrale col palleggiatore? Un dei errori che le persone fanno è troppo lavorare sui punti deboli. Ok. Fa attenzione, tu sai, sul livello psicologico, se tu dai un segnale negativo, tu hai bisogno di 3 segnali positivi per essere in bilancio.
Okay. Per dare una persona un sentimento buono, tu devi dare 7 segnali positivi. Quando io lavoro un giorno su qualcosa che lui è male, deve lavorare 7 giorni per qualcosa che mi piace più. Io non voglio lavorare troppo, non tutti i giorni che lui è male a destra, lui è male a destra, lui è... No, un giorno aspettare un po', un altro aspettare un po'. Secondo me funziona meglio. E allora non, io non ripeto troppo e non ripeto troppo le cose negative, non mi piace. Bravo, bravo, bello, bello questo. Non lo so, è la mia idea, perché io ero giocatore. Non è facile un allenatore che ti dice io ero terribile e muro con un giocatore. È duro se l'allenatore ti dice tutti i giorni, Vital, il tuo muro è terribile. E io so, eh. E allora io non voglio sempre, è un bilancio tra cose positive e un giocatore che fa una buona battuta, lui piace allenare sulle battute. Allora è necessario fare qualcosa. Ok. Questo è molto, era questa la domanda, insomma, perché probabilmente noi ci focalizziamo tanto sulle cose che non vanno, perché cerchiamo di aiutare i giocatori a crescere, a fare in modo che le cose poi prima o poi funzionino, no? Io quest'anno ho una squadra molto giovane, quindi è un obiettivo che mi sono dato anche per loro. Però è molto interessante questo aspetto di sottolineare le cose positive, no? Per dare un feedback importante. Sì, è vero, beh, anch'io io sono più... No, sei scarso a muro che lavoriamo sul muro, perché voglio che diventi il più bravo al mondo, capito? Mm. Non è che dico sei scarso, ok, no, se continua così che va bene, però sei scarso a muro, sì, sei scarso a muro, siamo scarsi a muro, lavoriamo sul muro, vuoi lavorare sul muro, sì, allora ci mettiamo lì, miglioriamo, video, analisi, la mattina dopo torna, ieri bene, oggi proviamo a fare un altro pezzo, però ha ragione anche Vital, forse, dopo creiamo anche... Un giocatore da dice è inutile che lavoro perché sono sempre scarso, perché anche è vero quello, intanto certi giocatori se sono scarsi a fare una cosa a 20 anni sono scarsi a fare quella cosa lì un pochino meno a 30, ma rimarranno sempre bravi a fare una cosa un pochino più scarsi a fare un'altra, e noi sempre lì a dai un po' di più, dai un po' di più. Io non ripeto mai 2 giorni la stessa mattina. È sullo stesso elemento, no. Okay. Se un giorno è muro, io faccio qualcosa differente il giorno dopo, un altro elemento per lo stesso giocatore, vuol dire che è. Sì, 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 sì. Ma non ripetere, perché lui pensa, wow, l'allenatore pensa che io sono male, perché tutti i giorni io devo fare... Per i libri è difficile, eh? Sì, per certo. I libri è il più difficile. E per l'opposto, anche allora con me, un'opposta a una buona vita, molte volte la mattina lui fa niente con me. Sì, vero. No, quello è vero. Perché attaccare è qualcosa che 2 volte in giorno è duro, e quando io dico sempre l'opposto è male in difesa, vuol dire che io devo lavorare tutti i giorni, ogni giorno in difesa con lui, e lui non è contento. Allora... A qualche certo. Volta lui fa un po' palleggio, un po' muro, un po' tutto, e qualche volta lui fa qualcosa per ammirare. Allora, secondo me io non faccio niente speciale, ma non troppo. Una discussione, Gino, Giovanni, per te, una discussione che ho avuto all'inizio in Perugia, che io non lavoro sufficientemente. Non lavori? Sufficientemente di ore. Non lavori molto. Sufficientemente. Yeah. Sufficientemente, sì. Perché la mattina io faccio 20 minuti con un giocatore e la sera io faccio 2 ore, 2 ore di cena. È tutto. 20 minuti con riscaldamento? Il riscaldamento non mi piace, io non faccio il riscaldamento. Dico bene, quindi sono 20 minuti a quando... 20 minuti su un elemento. Ok. Da quando il riscaldamento è fuori, lui fa un riscaldamento, lui fa qualcosa. Sì. Mi piace che lui comincia un po' con pesi. Lavoro, fa un po' di bicicletta, bla bla bla, dopo lui viene là in da palazzetto e lui fa 20 minuti con pala. Okay. 20, 30, 30, 40 è molto. Yeah? 20, vabbè. 30 minuti mi piace. Io però sono molto interessato a un pomeriggio tuo, dove hai 12 giocatori, 14 quelli che hai, e entrano, sono pronti, perché il riscaldamento non piace neanche a me. No, ma tu sai che
Sì, sì, io sono diverso, con il mio riscaldamento, Lo so. Noi non facciamo riscaldamento, Noi facciamo solo di giochi, giocare. Vital c'ha 158 milioni di buggerball differenti. Sì. Sono impossibile contarli tutti. Io ho fatto un collegiale con lui in Germania. Dopo tre volte ho perso il giaggiavetto, non lo guardo neanche più perché ogni giorno sono diverso, non ti capisco più niente. No, ma io proprio lì volevo arrivare, ero curioso se Vital ci poteva raccontare qualche gioco che fa il riscaldamento. No, no, è troppo, no, ma è lo stesso, Io il primo gioco ho fatto 12 anni e ogni giorno è differente, 12 anni. Facciamo qualcosa con un po' la sinistra, gioca son sinistra, destra. No, ma a me interessa più la filosofia del gioco, cioè è un uno contro uno con la rete e senza rete, sono giochi vari e tutti contro tutti, per trasmettere un po' il messaggio di che cos'è per te il gioco. Per me il messaggio era sempre facile, un riscaldamento non era un divertimento per me, okay. Non era mai... E oggi il riscaldamento per i giocatori è qualcosa che loro piacciono. Okay. Yeah, è il primo. E dopo, sì, non lo so con il donne, ma quando io dico a un uomo di giocare 50 volte con la mano sinistra, lui fa 2 o 3 volte e finisce, perché è troppo annoioso. No, la donna fa 50 sempre. Yeah, lo so. Sì. Quando io faccio un gioco dove per perdere e vincere lui gioca con le mani sinistre. Yeah? E quando lui perde, la prossima volta lui fa essere meglio. È la differenza. Con i uomini, con le donne non lo so. Ma è solo la secondo livello. Il primo livello è divertirsi. Il secondo livello è tecnico e bla bla e altre cose. Mi piace, ma mi piace di che tutti i giocatori ho un sorriso avanti, l'elemento veramente cominciare. Le donne sono ugualmente competitive, Questa è una leggenda che dobbiamo sfatare. Tutti i giochi che facciamo, loro giocano per vincere, se perdono il giorno dopo giocano ancora più arrabbiate, per quello sono ugualmente competitive. Questa è una vecchia leggenda da sfatare. Questi giochi hanno, secondo te, anche un feedback nella gestione delle varie tecniche del corpo, nello spazio, o è solamente un introdurre il tuo team all'allenamento e poi parlare di pallavolo? Io parlo non sempre, ma normalmente oggi ho un secondo allenatore con me, che ha lavorato con me 5 anni, lui fa i giochi, perché per fare l'allenamento i più difficili sono i giochi, per trovare sempre qualcosa di differente è più difficile, Sì, assolutamente. È normale. Allora lui fa, e molte volte lui dà, io do un'indicazione, io voglio i giochi sul livello così così, è una cosa di pallavolo. Io trovo che noi in pallavolo non facciamo sufficientemente sulla mano sinistra. Ok. Yeah? In difesa è necessario prendere con sinistra, ma in pallavolo in generale non ho fatto un allenamento sulla braccio sinistra. Noi facciamo molto con il braccio sinistra. Sono piccole cose ma non è il più importante. Come detto, divertirsi è il più importante. Il secondo è forse è interessante fare qualcosa. Allora, dedichiamo 10, 12, 15 minuti a dei giochi che hanno anche un obiettivo tecnico, insomma, comunque di gestualità, e dopo che succede? Altri giochi. Noi abbiamo un sistema di un primo, un push creativo o stupido, e dopo noi giochiamo sempre 2 contro 2. Ok. Sempre 2 contro 2. Noi abbiamo un ranking, okay. Chi vince. Yeah, e per loro è importante, e la squadra ha un sistema dove la squadra cambiano tutti e 2 settimane, so, tutti i giocatori giocano insieme con un altro giocatore, e al fine dell'anno io ho un vincitore. Secondo me oggi Zukowski o Plotnitsky sono i primi in ranking, è importante. E quello è già pallavolo, c'è già bagger, alzata, attacco, sì, pallavolo, tipo beach volley. Yeah.
beach volley, ma senza saltare, senza, perché è troppo veloce. Okay. Senza saltare, due contro due, senza saltare, è un gioco. Un contatto, due contatto, solo palleggio, un palleggio dopo un attacco con sinistra. E qualche volta prendo qualcosa, io prendo un siede, un contatto con siede, un contatto con pallavolo, tutti di piccolo così per fare. Con la seggiola. Sì, con la seggiola gioco. Quando la partita è più seriosa, noi giochiamo un po' più serioso. È normale. Sì, la situazione è buona, è mente di fare qualcosa più differente. Tu hai più di un campo a Perugia che puoi utilizzare o è un campo solo? No, solo un campo. E ma guarda, una sola rete in quel palazzetto lì? Sì. Così grande, una sola rete? Sì, ma io non ho lavorato mai con due reti. Come no, a Kimbaum, in Germania? Mai, mai. Oh. Io, in 2012... Io lavoravo con tre... In 2012, la prima volta che ho lavorato con 18 giocatori, ho fatto un allenamento per due terreni. Ah, okay. E dopo l'allenamento io ero pazzo. Perché io non posso seguire su due terreni. Okay. Certo. Allora ho detto no, è troppo difficile per me. E non ho mai lavorato con due terreni, sempre uno. Mi piace fare di piccoli gruppi e di fare altre cose, ma non con due terreni, è troppo difficile. E niente, due terreni sono interessanti per fare i giochi, ma non per non lavoro mai con due gruppi differenti. Come gestisci il 2 contro 2 con una rete sola? Poh, è troppo difficile spiegare. Senso che se è un 2 contro 2 hai 4 giocatori impegnati e 10 che guardano. Sì. Non è un problema. Ma dire, il primo mezz'ora con noi è per divertirsi, non è per lavorare, è per essere... Alcun giocatore è stanco dopo mezz'ora con me, scusa. No, ma guarda, veramente non è un giudizio, è per capire, perché è affascinante capire la filosofia. Quindi abbiamo fatto 30 minuti. E non mi piace come il bugger con due persone? No, quello neanch'io. Allora è impossibile fare, Bernini. Io non ho fatto mai il... Allora, dopo cominciamo 6 contro 6. Ok. Ma tranquillo, non cominciare 6 contro 6 a attaccare massimale. C'è controllo, rotazione, se mai. Prendo un'idea, cosa facciamo? La difesa diagonale, la difesa della linea, la copertura. Tutte piccole cose per cominciare 6 contro 6. Secondo me il riscaldamento è un po' differente dopo un allenamento normale. Io fai anche tu delle cose come tutti i cristiani dopo. Io ho sempre letto molto di Steve Jobs, Apple. Sì. Cosa lui ha fatto? Quando lui ha fatto il primo laptop, lui ha lavorato 2 settimane per il box dove il laptop entra. Quando una persona ha il box per aprire, per prendere la prima volta il laptop fuori. Per lui era veramente importante, è un po' come il mio elemento. Okay. I giochi sono il box, okay. Ma dentro è pallavolo, come tutti gli allenatori, scusa. Io non faccio niente speciale, ma il box è un po' differente. Tu arrivi direttamente al 6 contro 6 o hai anche degli allenamenti nei quali magari suddividi il gioco e fai delle situazioni, non so... sintetiche, dove c'è un attacco da 4 solamente, dove c'è una parte del gioco pallavolo, o dopo il riscaldamento è subito 6 contro 6 e lavori su quello con delle idee? Sempre 6 contro 6, ma con piccole idee. È possibile che noi facciamo 6 contro 6 e noi cominciamo sempre con palla alto, posizione 4. Facciamo 6 contro 6, tutte le azioni cominciano con palla alto, posizione 4, palla alto, e dopo corrigiamo un po', parliamo un po'. Senza punti, perché è ancora riscaldamento. Dopo è possibile fare qualche attacco più specifico. Dopo io faccio solo un esercizio, un grande esercizio dove tutti gli elementi sono dentro.
con 2, 3, 4, oggi ho fatto un esercizio con 6 palle consecutivi. Ok. 6 palle differenti e tutto, l'allenamento è finito. È veloce, con me. Mi piace di giocare per punti. Sì. Per punti e non mi piace di fare per punti, per giocare per punti differenti, non normale. Vuol dire che oggi ho fatto più, con più uno meno uno o più due. Oggi ho fatto, mi piace confermare. Ok. Vuol dire oggi ho giocato 4 palle da 4 punti, una squadra a 3, l'altra squadra a 1, e ogni squadra deve fare una confermazione, una palla di confermazione. Perché è interessante, perché la palla ha un valore di 3 punti e la palla è un po' differente, eh? Se è 18-18 e tu gioca per 3 punti è importante, per vincere. E in generale una persona che gioca il livello più alto in pallavolo vuole vincere. Io non ho mai trovato giocatore che non vuole vincere, perché okay, loro non sono nel livello più alto, è chiaro. Mi piace di punti differenti, ma con plus minus one, muri fuori a ricominciare, non solo, mai solo i punti, è sempre qualcosa extra. Io minus one lo odio perché credo che sia contro la pallavolo, quindi non lo uso mai. Credo che non succede mai che uno va indietro di un punto, e quindi mi piace più premiare un gesto, un'azione, un obiettivo, piuttosto che togliere punti, che non succede mai. Insomma, 23 pari non ti trovi mai che dopo una palla sei 24-22, e questa cosa proprio non riesco a gestirla. Però mi piace, ecco, premiare magari l'obiettivo, che può essere una copertura, un money out, una palla differente. Una cosa che mi interessa molto è come costruisci le due squadre. Come Giovanni, tu? Io mai titolare riserve, mai. Forse il 5% del lavoro settimanale faccio titolare riserve, 5%. Tutte le altre volte ruoto quasi sempre. Quindi Tu non sei italiano? Tu sei italiano? Sì. Perché con gli italiani io faccio lo stesso con di Giovanni, Ok. Io non preparo mai chi il 6 di sinistra o il 6 di destra, cioè, prendo una posizione e cominciamo. Okay. Esatto, anch'io. Andate in campo come viene, poi gira. Sì, lo stesso. È lo stesso. Oh, vedi, una cosa ce l'ho, vedi? Tutto il resto... No, ma la pensiamo diverso. No, ma guarda che io sto ascoltando con molta attenzione. Mi piace molto quello che dici, che mi apre molto la mente. Avendo tutte e due voi dei roster nei quali, non dico tutti i giocatori, ma buona parte dei giocatori possono giocare domenica, con questo sistema in cui mettete a confronto tutti i giocatori con tutti i sestetti possibili, c'è un momento in cui fate giocare i 6 che partiranno domenica, o è una cosa che comunque, lavorando in questo modo, date per scontato? Ti dico io... Così si riposa un po', bevi un po' d'acqua, vita, perché parli tanto e ti secca la gola, che ti faccio bere un po' d'acqua. No, io per esempio, come detto, 5%, quindi per esempio io domani gioco contro Fenerbahce, quindi da domenica, lunedì e fino all'ultimo 20 minuti di oggi ho sempre cambiato, ultimi 20 minuti di oggi ho fatto cambio palla con le 6 che domani partiranno. Però non mi sembra che necessito di più, perché tanto comunque si gioca tanto, le partite importanti alla fine le gioco con quei giocatori, quindi che sono abituati a giocare insieme, e mi piace creare la motivazione sempre in tutte. Io, vita, non lo so. Io ti dico una storia, la campionato mondo 2014 in Germania, Santilli era il mio secondo allenatore, lui pure, io non ho fatto nessun minuto con le 6 che hanno giocato il campionato del mondo. Okay. Ho fatto sempre tornare e domani è Brasilia, noi cominciamo così. E non ho mai, oggi non è vero, oggi qualche volta io faccio il 6 contro 6, non per la, ma solo per dare l'idea al giocatore, ok, domani noi cominciamo così. Così, certo. Perché io non voglio che il giocatore è insicuro. Io gioco, io non gioco. Loro sono i professionali, è possibile che sapere loro giocano. Lui gioca, lui non gioca. Quando prendi questa decisione?
Dipende. Noi giochiamo in due giorni in Lissabon, ma oggi non lo so come noi giochiamo. No, io perché veramente io aspetto l'ultimo momento del venerdì, noi giochiamo sabato, perché devo ammettere che insomma ho una squadra molto livellata. Ho proprio necessità di vedere l'ultimo minuto come stanno le ragazze per scegliere le sei. È vero anche che sono talmente simili che molte volte penso che se giocano altre sei non cambia niente. Però ho bisogno dell'ultimo momento. Mischiando molto le squadre, delle volte faccio proprio fatica a pensare, per esempio, il posto 4 con quel palleggiatore va molto bene, però con l'altro palleggiatore fa fatica. Quindi domani, se metto un palleggiatore, ha più senso mettere l'altra banda. E c'è un momento in cui sento il bisogno io come allenatore di provarlo. Certo, è bello di cambiare quello anche. Sì. Così lo vedi, è anche bello che uno deve imparare a giocare bene con anche col secondo palleggiatore, anche per quello è bello dell'allenamento. No, io cambio sempre. Poi quest'anno il secondo palleggiatore è più forte del primo, quindi è molto facile girare. Non mi piace che tu uso il parole primo e secondo palleggiatore. No, assolutamente d'accordo. Io non uso mai. Io ho due giocatori palleggiatori. Anche con De Cecco, che non è male. Non è male. Io due giocatori palleggiatori. Ok. Io voglio sempre lo stesso. E quando una volta non funziona, entra De Cecco un giocatore, io faccio l'allenamento che lui è un po' più con insieme. Ma per le altre cose, sì, la squadra è sempre insieme, secondo me non ha bisogno di sempre fare il 6-6-6-6. E la partita comincia e un giocatore non gioca bene, tu devi cambiare. Con me, io ho sempre detto, quando io cambio, la mia squadra gioca meglio. Okay. È un'idea che io do al mio squadra. Non è un problema per noi di giocare non bene, perché cambiare vuol dire che noi giochiamo meglio. E allora è necessario di mostrare lo stesso in la settimana, in allenamento. Questo è vero. Questo è il livello di psicologico. Mi piace fare, mi piace molto utilizzare i 6 cambi in tutti i set. Wow, questo è affascinante. Mi piace. Con il doppio cambio diventa facile. Sì. Se fai il doppio cambio sistematico diventa facile. Ma in Perugia non faccio mai doppio cambio. Ma io cerco sempre, se è possibile, cambiare, perché vuol dire che io non ho giocato il set con 7 giocatori, ma ho giocato con 10. No, io sinceramente a me non piace cambiare quando vinco. Io cambio sempre. No, io quando vinco, capito, semmai sono, anche se voglio provare, tipo sono avanti 17-13, e il mio palatore ha preso 3 muri, 3 mano fuori prima, ma il doppio cambio non lo faccio finché gli altri non vengono, perché se sono 17-13 vuol dire che la squadra sta andando bene così, quindi non c'è motivo di cambiare, anche se prendo 2 mani fuori. Deve essere più chiaro, il cambio vuol dire un pala. Vuol dire un giocatore che entra sempre per una battuta. Un giocatore che entra sempre per un muro. E un giocatore che entra sempre per una difesa. Non è cambiare in la squadra, ma lui è raso sul terreno. Mi piace utilizzare il 6 cambi. Anche se cambiare non fa niente, più parte della squadra. È motivato anche solo per un muro, tanto va dentro, una battuta la fa, una ricezione la fa, certo. È qualcosa che io faccio sempre. Beh, questo io ho fatto un incontro tre settimane fa, con Jack Sentini per altre cose, che è stato, ti ricordi anche tu vita Jack Sentini? Sì. Lui diceva che dopo la malattia che ha ripreso a giocare, e lui entrava sempre per fare una battuta, no? E quello per lui era la cosa più importante della sua vita, quindi allenava quella una battuta come se fosse, capito, le 100 attacchi di Guanto Regna, no? Con la stessa attenzione, con la stessa filosofia, la stessa mentalità. Quindi è bello sentirlo da un giocatore. Ma vuol dire che lui va all'allenamento tutti i giorni per fare qualcosa per la squadra? Assolutamente. Quando la squadra perde, lui fa parte della squadra. Allora per me, io cerco sempre un elemento dove il giocatore
può entrare. E quando io non ho utilizzato i miei 6 cambi, per esempio ho un secondo libro che è eccellente, Piccinelli qui, e ho dimenticato l'ultima partita di usare, mi fa male, eh? Mi fa male perché ho avuto altri problemi, perché è un'altra cosa, un allenatore, io non posso vedere tutto, eh? Certo. È difficile in una partita di gestire tutto, i cambi, arbitri, punti, tattico, e io ho dimenticato di usare lui, per me fa male, eh? È peccato che ho avuto la possibilità per entrare per Lyon per prendere una ricezione e non ho fatto, eh? Perché per un giocatore è, come ho detto, il momento più importante, è entrare un palla. Questa serenità che avete entrambi è legata anche al fatto che, allenando entrambi due squadre molto molto forti, vi trovate spesso nella condizione di avere un punteggio favorevole, o comunque una filosofia che non guarda il punteggio, nel senso che se Perugia sta perdendo 23-21 hai la stessa serenità di provare un cambio a muro in difesa imbattuta, o nasce anche un po' dal fatto, e non è una cosa, una cosa brutta, che molto spesso Perugia e Vakif, fortunatamente anch'io, mi trovo 20-13, 20-14, è più facile, no, far entrare il secondo libro, una ragazza imbattuta. E mi interessa molto perché delle volte io penso, questa ragazza è ripagata da quella battuta perché sa che è importante, oppure si rende conto che è un cambio che comunque faccio perché ho la serenità del punteggio? Io faccio sempre. Tu lo fai sempre, ok. Perché io credo che la persona fa qualcosa extra. Ok. Yeah? È la nostra lavoro di trovare qualcosa che una persona extra. Sì, no, ma comincia, tu hai parlato di come fare una squadra. Quando io devo fare in Perugia, ho parlato all'inizio di prendere un quattro centrale, ma non abbiamo trovato un quattro centrale che può entrare, allora io ho detto che no, non ho bisogno. Eh? Non ho bisogno di una persona che fa l'elemento tutti, ogni giorno, e lui non è capace di entrare. Trovo che è troppo per me, e non lo so, non ho soluzioni, io se lo faccio, non ho soluzioni per lui. Allora il mio giocatore, ogni giocatore è capace di entrare nella partita in un elemento per me. Io Joe non lo so, questa storia che hai raccontato di Jack è eccezionale. Io sto vivendo una situazione per cui un punto, due, tre, quattro non sono sufficienti per ripagare il sacrificio di alcuni giocatori, e vedo in questi giocatori la loro sofferenza, e mi dispiace molto, e chiaramente noi siamo chiamati a fare delle scelte, e quando devi vincere a volte sono scelte difficili, ecco. Non so, mi piace un sacco, perché credo che tu, Vita, hai veramente la capacità di trasmettere questo valore ai tuoi giocatori. Io delle volte mi accorgo che un'azione, due, tre, un set comunque non ripagano il giocatore del sacrificio che fanno, e molte volte ho il giocatore non felice, quindi forse è un limite mio che non riesco a trasmettere questo aspetto ai giocatori, però credo che forse anche tu, Gio, lo vivi, insomma, non è facile ripagare. Sì, sì. No, beh, io quando faccio l'esempio della squadra, io faccio sempre l'esempio dell'orchestra e di quello che suona al triangolo, sì. No, nel senso che secondo me la capacità dell'allenatore è quella di andare da quello lì e dirgli che senza quel triangolo, che nessuno sentirà mai e capirà mai, tutta la musica è una merda. Quindi è chiaro che dobbiamo essere noi bravi a far capire a lui questo, no? Quindi secondo me sta molto nell'attenzione che diamo noi al giocatore che entra poco, perché se no è chiaro che molte volte sembra anche solo di dare un contentino, di dire ok dai, vai dentro così ti rendo felice, no? Devi vai dentro perché la squadra, sei importante per la squadra, cioè la comunicazione che c'è prima secondo me è più importante del gesto, e anche la comunicazione. Io molte volte mi sono raccontato con un giocatore che mi sembrava anche non contento, a volte gli spiegavo le cose, poi mi rendo conto che molte volte gli ho detto grazie che mi hai spiegato, perché non dovevi, però ho capito bene adesso, no? Quindi anche solo che ti dice grazie che me l'hai spiegato, non dovevi, c'è già una cosa che ti fa capire che a volte siamo frenati da dire quella parola in più, invece quella parola in più è sempre quella che serve.
E a vita sicuramente le parole in più vengono bene, sì. Quello sicuro. Quello scusa, io, quello è sicuro. No, ma secondo me quella è la chiave. No, io mi rendo conto. Il tuo discorso, poi tornando alle domande di prima, secondo me è un po' il contrario. Per me è difficile fare i cambi invece quando vinco. Ok. Nel senso che quando vinco, no? Nel senso che allora mi sento di dire dai, vai dentro, tanto stiamo vincendo. Non mi sembra di dire al giocatore, ok. Vai dentro adesso perché siamo 20-13, tanto non è importante. Perché tanto quando perdo i cambi li faccio sempre. Cioè. Non è che cambi un set senza cambiare. Quando perdo cambio sempre. E quando vinco, no, che allora dare la motivazione, a volte mi sembra anche di dire dai, vai dentro che tanto anche se fai cagate vinciamo lo stesso, no? Quindi mi piace spiegare certo. Bene. No, ma no, io è sempre difficile gestire, no, le zone grigie, perché quando vinco facile il cambio è facile, quando perdo molto il cambio è facile, è il 19-17, 19-18 in cui senti che c'è qualche giocatore che non sta andando al massimo, però in quel momento devi dar fiducia in un momento in cui magari una palla decide una partita. E sono, certo. quei momenti in cui noi allenatori in effetti dobbiamo fare bene il nostro lavoro. E... Però Vita te l'ha spiegato, cioè lui lo fa sempre. Sempre, cioè, no, ma infatti era quello che mi affascinava di Vita, molto, molto, molto bello. Ma fa attenzione, ma è come di è un sviluppare un ruolo. Sì. E allora, non, secondo me, non è interessante di usare il score per sviluppare un ruolo. Ok. Per me Žukovský entra a posizione 3 per fare un muro con De Cecco sempre. Avanti, non avanti, 17-17, 23-15, 15-23, non mi interessa. Lui sa se è più o meno l'ultima rotazione, lui fa, entra per posizione 3 e 2 e fare un palleggio, spero un palleggio, è il suo ruolo. Se lui fa un palleggio e non ha punto, lui è fuori. Lui sa esattamente, ma lui ha esattamente il ruolo, niente a fare che lui fa. Io credo che lui può fare, il risultato è la mia decisione. Ma il suo ruolo è chiaro. Tutti, ogni set, lui è qui con me, 16-16, 17-17, lui Vital, io vado. Okay. E lui va sul terreno. Yeah? Bello. E secondo me dà un ruolo al giocatore. Eh? Ma non è sempre di trovare, perché io ho solo tre cambi, così, okay. Tre vuol dire, sono sei, certo. E ho 14 giocatori, non è facile di trovare per ogni giocatore un ruolo, ma per esempio per Žukovský ho trovato, e secondo me lui vuole sempre giocare, ma quando un giocatore viene con De Cecco in una squadra, lui sa che non è così facile, ma lui ha un ruolo chiaro, e lui prende, e io vedo dopo, fuori il terreno, lui prende il suo ruolo, lui è un leader, e lui non ha un problema, perché lui ha un ruolo, lui sa cosa fare, in spogliatoio lui fa, per me è interessante. Io sono sicuro, anche quando lui fa un errore una volta, lui paga più, vuol dire lui fa più per noi. È la mia idea. No, è una bella idea. Credo che faccia parte proprio del mestiere dell'allenatore, no? Trovare le risposte alle domande più difficili, perché le domande più facili ci siamo arrivati già tutti, insomma. Le situazioni difficili io sto soffrendo perché alcuni giocatori non riesco a dargli quello che vogliono in senso di tempo in campo, mi ci dedico la mattina negli allenamenti, in campo è difficile e mi dispiace, però allo stesso tempo è vero che quando trovi un equilibrio è anche molto difficile toccare l'equilibrio, no? Alla fine come Giovanni ha detto, io non è sempre possibile, io anche in Perugia ho qualche giocatore che non sono contento, contenti è normale, io cerco, ma non è facile trovare per tutti, ogni giocatore vuole giocare, e la seconda soluzione è spiegare di così, okay. Parlare con un giocatore, spiegare così, non è importante se loro sono d'accordo o non d'accordo, ma avere un'spiegazione a qualcosa, secondo me. Secondo me è anche importante che sappiano che noi stiamo male, okay. Capito? Loro devono anche sapere che, capito, io domani per esempio devo tenere fuori un giocatore della Madonna, devo tenere fuori dalle 14 in tribuna, che adesso sono quelli, per le straniere, io domani io dirò guarda, sono triste, mi fa star male dirti che devi stare fuori, ma mi fa star male,
e devo essere, sarò onesto e voglio che lei lo sappia, no? Che, perché deve sapere che non è una cosa così per me, è una cosa che mi fa star male, perché tengo a lei, no? Quindi quando un giocatore capisce che l'allenatore tiene a lei come persona, dopo accetta molto, molte più cose, secondo me, come giusto che sia. E la squadra nazionale, io sono, smetto di prendere troppo di giocatori, okay. Perché per un allenatore è così duro, per me è così duro. Dire al giocatore dopo 2 mesi di preparazione, scusa, tu è fuori, sì. Tu sei fuori, è così duro. Allora è qualcosa che mi piace di prendere, che ho cambiato il mondo, ho fatto 14, vuol dire prendere 15 e dico in avanti, tu è fuori, okay. Perché è difficile dire al giocatore tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci, e dopo dire fuori. È qualcosa che è, no? Giovanni, sono contento, ma più o meno io devo lavorare. No, ma siamo... E Giovanni mi ha detto 15 minuti. No, mezz'ora. No, mezz'ora, è okay, che... mezz'ora. Siamo... È mezz'ora d'Italia. Mezz'ora italiana. A me piace lavorare la mattina, mi piace lavorare la mattina presto. Quindi... Okay, io parto la mattina alle 6:30. Ok. No, guarda, che siamo rimasti talmente affascinati dal tuo racconto che non volevamo smettere. Io voglio smettere, gli italiani, stop smettere. Comunque, zero inglese e abbiamo capito tutto. Veramente bravo. Quattro mesi, sei un fenomeno. Bravo. Grazie di cuore, grazie davvero, e buon lavoro. Sì. Joe, anche a te, so che tutti avete... Joe e io bevono un caffè in Tokyo, abbiamo detto Molto volentieri, mi sa che è un caffè molto molto buono, quello è un caffè molto buono, ragazzi, okay. Grazie, buon lavoro, okay. Ciao, grazie, alla prossima. È stato un piacere. Bye. Ciao. coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori.